nemica è all'ancora nelle acque di Ponza, appena ritornato dal Mar Rosso. Il capo della spedizione subacquea, Bruno Vailati, parla con uno dei cacciatori, Silverio Zecca. Mentre Folco Quilici, regista e operatore, controlla la macchina da presa. Giorgio Ravelli, il fotografo, brucia l'ultima lampadina. Raimondo Bucher, insieme alla moglie Enza, anch'essa cacciatrice, controlla gli arpioni che hanno colpito tante prede feroci. Una nuova teoria vuole che l'uomo non discenda dalla scimmia, ma che da una comune origine acquatica si siano successivamente trasformati i mammiferi, di cui un ramo ha portato alle scimmie e un altro agli ominidi. Capo del reparto scientifico classifica le specie dei pesci raccolti. Le impressioni più vive sono state raccolte dal pennello di Priscilla Hastings, che addirittura scese a dipingere nello stesso fondo marino. Il suo album è ricco di ricordi precisi eppure favolosi. Ecco un branco di chetodonti appena sbozzati. Ecco un pesce balestra. Il muso orribile di un barracuda dai denti aguzzi e sotto la testa schiacciata di una remora. Nelle barriere coralline si incontrano sciami svariatissimi di minuscoli pesci. Ecco il velenoso Pteroys volitans, ecco il pesce cofano e il pesce palla. Il serrano o cernia africana dispone di denti preoccupanti. Nelle chiare acque di Ponza, Priscilla Hastings osserva adesso la fauna e la flora tirrenica. Quanto è diverso l'abbraccio vivificante di queste fresche acque da quello tiepido e spossante del Mar Rosso. La proprietà dell'acqua marina è quella di sottrarre le radiazioni rosse alla luce. A 6 metri di profondità dei frutti rossi come i pomodori già appaiono quasi neri. Dall'album di Baschieri ecco alcune immagini, ricordo di tanti momenti, di tante avventure. Nel laboratorio dell'Istituto di Idrobiologia del Ministero Agricoltura e Foreste giungono finalmente i campioni delle acque raccolte nelle varie località del Mar Rosso. È uno studio comparato della più alta importanza che fornirà preziose conferme e controlli per molte teorie. L'analisi di quei campioni viene compiuta col refrattometro ad immersione per controllarne il grado di salinità. Un litro di acqua di mare contiene dai 35 ai 40 grammi di sali, principalmente cloruro di sodio e di magnesio, solfato di sodio, cloruro di calcio e di potassio.
Il mare è tanto ricco di sali che se quelli che sono disciolti in tutte le acque del globo venissero raccolti, il loro ammasso coprirebbe per un'altezza di 40 metri le terre emerse. Ma nell'acqua del mare esiste una quantità di forme microscopiche che devono essere studiate e classificate. Ecco l'esame di preparati planctonici. Il microscopio scopre un mondo meraviglioso, ormai congelato dalla morte, nel vetrino. Queste forme sono un anello iniziale di una catena senza fine. Le forme di vita vegetale, fitoplancton, non sono meno singolari di quelle dello zooplancton. Sorprendente e infinito, in continua evoluzione, che si apre alle indagini dello studioso. La vita di tutte le creature che vivono nel mare dipende dal plancton. Anche i grandi animali carnivori si cibano a loro volta di animali minori che ingeriscono l'invisibile plancton negli infiniti pascoli marini. Il dottor Baschieri discute col professor Bini, un veterano che ha già iniziato alcuni decenni or sono viaggi e indagini nel Mar Rosso e conosce bene i segreti delle acque degli oceani, dall'Atlantico all'Artico, dal Pacifico all'Indiano. È il primo studioso che ha segnalato l'importanza dell'osservazione subacquea diretta. Le esperienze compiute e quelle maggiori che dovranno essere realizzate sono destinate a portare a risultati quali oggi non è dato valutare e immaginare. Nel laboratorio si conservano gli esemplari della fauna marina in tutte le sue forme: pesci, molluschi, celenterati, eccetera. La popolazione del mondo continua a crescere. Gli oltre 2.000 milioni di uomini di oggi saranno 5.000 milioni tra 100 anni. La Terra non produce più cibo a sufficienza per soddisfare il fabbisogno umano, specialmente per quanto riguarda il cibo proteinico. Ed è al mare che dobbiamo oggi rivolgerci. Al mare, dove la vita è presente ovunque, e assume talvolta le sue forme più grandi, più belle, più tragiche. I cacciatori acquei che oggi scendono in mare per spirito sportivo, alla ricerca di prede sempre più imponenti, non si rendono forse conto di essere i pionieri dell'esplorazione dell'ultimo ambiente ancora sconosciuto sul globo. In questo ambiente, dove la vita forse ha avuto origine, l'uomo è attratto a ritornare come per ricordo ancestrale, alla ricerca delle risorse indispensabili per la sua sopravvivenza.